Eccoci qua all'anteprima di Forte e Chiaro. I miei fanno silenzio come se fossimo in chiesa, invece questa è la mezz'ora invece in cui bisogna far casino, perché si può telefonare allo 02 386 02 359, ripeto 02 386 02 359, per parlare in diretta. Eccezionalmente questa sera siamo su Antenna 3, ma poi ci vedrete anche, oltre che su Intelligo TV, ci vedrete anche in tutte le repliche sugli altri canali, però siamo in diretta, è il 23 settembre e sono le 20:30 e 58 secondi. La vostra voce, la vostra, quello che vi fa girare le scatole in diretta, in attesa che poi arrivino i nostri ospiti politici per il dibattito, allo 02 386 02 359. Abbiamo ripreso questa bella abitudine delle telefonate e la manterremo sempre per tutta la puntata. Allora, puntata nella quale si parlerà di immigrazione? No, si parlerà di immigrazione perché ormai qua li abbiamo beatificati e santificati, quindi viva i migranti, buonanotte, però abbasso i giovani e i pensionati, per loro sono le briciole, e non si stanno trovando soldi da dare per aiutare queste categorie, i giovani e soprattutto i pensionati che sono abbandonati a loro stessi. Uno tra l'altro è abbandonato anche al lavoro perché non sa a che età, come, dove e perché andrà in pensione. Insomma, a questa gente parleremo stasera, e poi in un certo punto della puntata io intervisterò anche una persona che è il presidente di FNM, Gibelli, e gli chiederò se è vera questa roba che ho letto sui giornali. Un nuovo incarico per Gibelli che prende 288.000 euro. Allora, dopo avremo anche Gibelli che ci spiega se prende 288.000 euro o no. Questo è lo stipendio di Gibelli. Dopo ne parleremo con Gibelli e gli chiederemo: prendi sti soldi o no? Me l'avete già fatti sparire i 288.000 euro? Non è che spariscono così facilmente. Poi ne parliamo sempre in questa serata, eh? E allora seguiteci, ripeto il numero per parlare in diretta, 02 386 02 359. Facciamo già entrare uno degli ospiti che è in dibattito dopo, che è Silvia Sardone di Forza Italia. Ben arrivata Silvia. Grazie, buonasera. Puoi scegliere dove sederti, se sui copertoni... Sull'euro. Sui copertoni. Grazie. Coperti con l'euro, queste sono le barricate che fanno i cittadini contro la politica che li delude. Sul BC anche no, ecco. Io mi siedo, anche da altre parti, eh. Ok, qua. Io sono seduto su un bel cesso, bello comodo, perché alla fine poi tutto si rivela essere un cesso a volte nella vita. Allora, cos'è che stai facendo di concreto, visto che ne approfittiamo, prima che ci interrompano le telefonate? Ma sabato raccoglieremo le firme per sollecitare il prefetto e il sindaco di Milano a intervenire sulla sicurezza della zona di Via Venini, dove sono state gambizzate due persone un paio di giorni fa. Non quindi, stai facendo perché ci sono le elezioni? Ma cercare visibilità? Storicamente lo faccio. Ma io storicamente lo faccio, spero che serva qualcosa. Abbiamo fatto delle proposte, io le faccio sempre, non è una raccolta firme di protesta, ci sono delle richieste, tra le quali di installare delle telecamere, presidi le forze dell'ordine, insomma uno ci prova, altre armi la democrazia non è che te le dà. Certo, allora noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità, dopodiché ci potete interrompere con le vostre telefonate, a tra poco. Eccoci qua, per interromperci in diretta e dire la vostra su quello che vi fa arrabbiare in questi giorni. Non sarà solo l'immigrazione, ma magari saranno anche le promesse mancate di Renzi, oppure ne ha beccata qualcuno Renzi. Il numero è questo, 02 386 02 359. Per chi ci sta vedendo su Antenna 3 in questo momento, sappiate che poi torneremo su Tele Lombardia mercoledì prossimo, 02 386 02 359. Bidone Renzi, sbaglio? No. Perché?
Beh, diciamo che non ne combina una giusta, poi insomma, non, prima venivano citati il fatto abbasso giovani e pensionati, insomma ha preso in giro anche i pensionati, abbiamo scoperto. No? Gli abbiamo detto... In che cosa consiste la presa in giro? Come lo combattete voi che siete un partito, Forza Italia, che sta diventando un po' debole, eh? Almeno mi dicono. Beh, io sarei per un rinnovamento all'interno del partito, che magari dando una svecchiata qualcosina miglioriamo, però insomma non è che stiamo diventando deboli, noi abbiamo un modo di fare un po' meno di impatto della Lega. Che quindi è vero che molti di voi vivono più in televisione, che in mezzo alla gente, nelle periferie e tutto quanto? Ma ci sarà chi è in Parlamento e probabilmente ha perso un po' di contatto con la realtà, è vero, ed è vero per tutti i partiti, che sicuramente c'è gente che non sa quanto costa un litro di latte e questo è un vizio del sistema elettorale che abbiamo e anche un po' cosa del fatto che una volta eletti la gente... Cosa vi dice la gente quando andate in giro? Un bel vaffa ve lo tira? Che ogni tanto ve lo meritate, eh? Magari siete sempre... Adesso io la... Guardi... Sardone, io intanto sta suonando e tra poco rispondo. Va bene. Io la vedo sempre bella, tranquilla, quando è da sola, come adesso, ragiona. Sì. Sembra una ragazza mite e mi diventa una vipera terribile quando arriva un avversario politico. E poi la gente dice, ma come mai questa si trasforma che sembra una pazza? Me lo spiega, è a vantaggio dei dibattiti televisivi, è per prendere per il culo la gente o le danno l'orticaria proprio gli avversari politici? Come mai mi diventa un serpente a sonagli quando arrivano... Ma non penso che chi ci guarda da casa quando... No, no, chi ci guarda da casa quando urlate come le pazze vi manderebbe a quel paese. Ma quando viene preso in giro si incavola, immagino, e quindi mi incavolo anch'io. Quando ho qualcuno accanto che mi racconta un elenco di boiate, a me prende lo stomaco e mi incavolo. Ecco, dovrei incavolarmi vista? Meno. Pacata, bella, tranquilla, pacata, quasi rassegnata in questa fase, guardate... Come cambia una giovane politica poi quando arriveranno gli avversari politici, eh? Ma magari invece sono molto tranquilli, dicono cose giuste e io vabbè. Okay. Andiamo a fuoco qua con le telefonate. Pronto? Pronto. Buonasera, come si chiama? Abbassi il volume del suo televisore e mi dica come si chiama. Germano Vincenzo. Vincenzo, dica. Senta, ma lei il volume non me l'ha abbassato, mi dica quello che mi deve dire. Sì. Senta, volevo chiederle una cosa, visto che c'è lì anche un rappresentante. Per gli emigrati, chi è che paga poi le visite sanitarie? La ringrazio e ne parlerò anche dopo. Silvia, chi paga le visite sanitarie per gli immigrati? Noi contribuiamo a tenerli qua. Però ci dicono anche che sono soldi che ci mandano l'Europa. E chi glieli dà l'Europa? Cioè, non è che sempre noi siamo, poi una piccola parte ci viene data dall'Europa, un'altra parte la mettiamo noi, ma anche quella piccola parte che viene data dall'Europa in realtà è il gioco delle tre carte, siamo sempre noi che gliela diamo. Quindi, cioè. Approfittate del telefono libero in questo momento, 02 386 02 359. Il telefono è libero perché decido io quando è libero e quando è occupato, in questo momento è libero perché non state telefonando, ma perché non ho voluto il centralino in questa trasmissione. Perché voglio che voi interveniate in diretta e mi interrompiate in qualsiasi momento. Non voglio sapere chi siete. Se devo mandarvi a quel paese non uso il filtro di una centralinista, ma lo faccio in diretta. Cosa avete preparato per la campagna elettorale a Milano, per dare addosso a Pisapia? Ma sarebbe un gran colpo se si ricandidasse Pisapia, anche almeno ci fa mezza campagna elettorale. La campagna elettorale però la farete su quello che ha fatto Pisapia e quindi la coalizione di centro-sinistra. Sicuramente, vedremo anche chi sarà il candidato. Si sono fatti un po' di nomi, insomma, alcuni li preferisco rispetto ad altri, però sembrano titubare un po', mettiamola così. Poi noi... Penso che sarà sufficiente far vedere ai cittadini quello che ha fatto o non fatto Pisapia, ma i cittadini lo sanno già. Sentiamoli questi casa, cittadini, le allora. Le vedono. Pronto? Buonasera. Come si chiama? È in diretta? Niente, è caduta la linea. Riprovi, diceva, è sotto gli occhi? No, che basta ai cittadini uscire di casa, sanno già insomma come ha conciato la città Pisapia. Ci rifermi? Dalla sicurezza.
Pronto, lei la pausa dolce tra una telefonata e l'altra, finché non mi diventa vipera pronto. Dopo. Pronto? Buonasera. Sì, pronto, buonasera. Come sono Giampaolo. Prego, dica. Allora, io vorrei sapere chi ha avuto la bella idea di dare 700.000 euro per il beach volley, in torneo, e poi 7 milioni all'anno per 10 anni all'autodromo di Monza. Ora, qua si parla degli italiani che non hanno soldi, che vivono sotto i ponti, che non hanno le case, che la casa potrebbero trovarla in due minuti se volessero, perché in regione c'è qualcuno che comanda, idem il comune di Milano, invece dagli addosso a tutti, ma non guardano le loro tasche, perché, scusi, ma 7 milioni, sa quanti affitti che paga in un anno un italiano che sta in mezzo a una strada? Grazie, Sardone. Beh, c'è anche da dire che crea un indotto, esatto. Monza formidabile, eh? Guardate, che, però dica lei. Esatto, io avrei fatto di tutto per mantenere a Monza insomma il Gran Premio, quindi io sono per mantenere l'autodromo di Monza e se è costata sono convinta che l'indotto sia superiore al Pronto? Costo. Buonasera. Sì, buonasera. Come si chiama? Mi chiamo Fernando. Dica, Fernando. Allora, volevo fare un mio parere anche per gli stranieri. Dica. Allora, io penso che questo colpa di non governo, neanche italiani, tutto quanto colpa di quelli che hanno precedentemente governato in Italia, veramente. E poi, volevo sapere, ma lo sai che più di 60.000 province di Lombardia, anche altre province, che sono stranieri, che contribuiscono per Stato italiano, perciò anche noi siamo vecchi, proprio vecchi stranieri. Mi scusi, lei da dove è arrivato? Da un paese sudamericano? Io sono venuto da Sri Lanka. Dalla Sri Lanka, mi scusi, ecco, ho sbagliato a capire l'accento. Allora, sì. Dalla Sri Lanka, e cosa è venuto a fare? A rompere i coglioni o a lavorare? No, io sono venuto come una turista qua. Sì, ma adesso cosa fa? Come si mantiene? No, io sto lavoro mai da... Allora, mi scusi, ma che differenza c'è? E lei lavora come tutti gli altri, ci mancherebbe. Sì, certo, è per quello, però io non sono un cittadino italiano, io sono sempre straniero. Va bene, guardi, io comunque parlo sempre... Cioè, come è straniero? Paga le tasse qua. Certo, ma lei pago tasse, lei... però come un straniero. Perciò tutti i stranieri sono uguali. Sì, tutti quelli che pagano le tasse e contribuiscono a un paese sono uguali. Qualunque. Sì, noi non... Scusa, allora, scusi, non venga un attimo, Mudu Gheye, per favore. Venga, è che dopo mi dicono che boicotto gli stranieri. Ma cosa mi è qua? Cosa mi è diventato? No, non è che voi... No, guardi, non lei, no. L'ospite. Buonasera. Ciao. L'ospite, che cos'è sta? Dopo me lo dice. Lui viene dal Senegal, Posso mettermi qua? Certo, viene dal Senegal. Ecco, guardi, è brutto da... Venga di qua, però. Di qua. È brutto da dire, ma con la lavagna mi si impasta... No, scusa, siamo amici, te lo posso dire, no? Certo. La televisione è anche questo, se ti metti... Di fronte alla lavagna nera, no, mi diventa un tutt'uno. Scusami, no, siamo amici, gliel'ho detto, non si vedeva la faccia, si è messo di fronte a... No, scusami, ti volevo dire, ma tu come reagisci di fronte a quelli che vengono ospitati in hotel? Se noi facciamo una data, proprio dal rapporto tecnico di Milano, da venuto da 81 fino a 2015, 80.000 stranieri per lavorare in Italia, più di Lombardia ce l'ha 60.000. Tutti questi 60.000 collaborano con tutto il Stato italiano. Sì, lo so, ma non sono così deficienti. Scusa, non prendermi per deficiente. Ma no. Io ti ho chiesto un'altra cosa. Tu che sei qua a lavorare, sei riuscito a star qua, a contribuire. Come vedi questo arrivo, questi arrivi disperati di questi giorni dove si intrufola di tutto? Ma non possiamo essere disperati, questa è una rivoluzione, perché tutto il mondo si cambia, ci sono guerre, ma chi è che è colpa di guerra? Ma chi è che hanno mandato tutti i paesi a dire? I vostri europei e americani. E per,
voi dovete anche, c'era una cosa, scusami, ci sono dittatori che non hanno neanche mandato un straniero da tutto il mondo. Va bene, sai? Grazie, no, ecco. Mi diventa lungo, venite qua vicino a me alla lavagna, state un po' in piedi. Mudù, allora, intanto raccontaci di un inizio. Lei a destra, io a sinistra? O? Ma dove volete? Ma, dove? Ma adesso qua mi ti impasti con il fuoco, ma ti sei messo... No, resta qua in mezzo. Ti sei messo tutti i colori dello studio. Allora, spieghiamo che iniziativa sta per fare Mudù, che poi partecipa al nostro dibattito. Spiegalo ai miei telespettatori. Che iniziativa fate a Milano, dai? Il Suc delle Culture, la fabbrica del dialogo. Ma se dici del così dialogo, il Suc delle Culture, capisco robe brutte. Allora, un festival internazionale dove invitiamo artisti nazionali ed internazionali di tutte le comunità, dove invitiamo il PD e PDL, Forza Italia e tutti insieme, perché vogliamo dialogare, perché vogliamo... E dov'è questo festival? Il festival si farà alla Fabbrica del Vapore in via Procaccini 4. Quando? Milano, dal 27 settembre al 4 ottobre. Ok, e allora... Dove lei è invitata a venire al dibattito, il 3, perché... Eccolo qua, so che lui questa è un'immagine vostra, no? Sì. Lo prendo ora. Quindi all'invito diretto. Quindi lì invitiamo tutti, veramente artisti italiani, dei Tazienda, a Munio Vadia, a Paolo Rossi. Abbiamo invitato il nostro Poletti, ma purtroppo non potrà esserci. No, sono via. Quindi approfittiamo di questo per invitare lei direttamente. Benissimo. E vi invitiamo tutti quanti dalla Tele Lombardia a venire a Milano per dialogare, perché cambiare è possibile. Allora, scusami, questo vestito tipico? Questo è un vestito, arriva dal Senegal, l'ha fatto la nostra sartoria, perché per combattere anche l'esodo rurale della periferia di Dakar abbiamo creato una scuola di taglio cucito che ospita oggi 130 ragazzi. Va bene, ti ho fatto fare la pubblicità al festival, adesso torniamo seri, beccatevi un po' di telefonate perché poi il dibattito, vieni con me, vieni, che tu sei di spirito. Di qua, vieni, di là. No, stai, no, perché poi parliamo di là. Questo. Parliamo, viva i migranti, diciamo, così ci togliamo dalle balle il problema di essere razzisti, no? Ah. Viva i migranti, però abbasso i giovani e i pensionati, per loro sono le briciole, non si occupa più nessuno di questa gente qua. Allora... No, me ne parli dopo. Pronto? Venite qua, dai. Sì, stiamo qua in mezzo. Vicini, vicini. Pronto? Buonasera. Buonasera, chi è? Telefonate libere, però liberi anche di dire qualcosa, eh? Pronto? Passo alla prossima, vi ricordo che parlate in diretta immediatamente, senza filtro. Pronto? 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 Come si chiama? Sveglia! Giulio. Giulio, e che cosa vuole da me? Vorrei parlare, no. Sì, sta già parlando, Giulio, dai, sveglia. Buonasera, la prima cosa che voglio dire è questa. Noi parliamo, tutti i politici parlano di fare cambiare tutti quanti. La unica cosa che io vedo è solo una cosa concreta. Gli italiani, il governo, il PD, tutti quanti, anche Renzi, prendono dei miliardi di soldi degli italiani per fare delle altre cose, in cui si mettono solamente la mano sulla testa, pensiamo, veloce e semplice, che gli italiani con i soldi che prendono tutti quanti e miliardi riscuotiamo tutte le fabbriche che ci sono chiuse per il governo. Va bene, ho capito, grazie, grazie, non è che me la deve dire tutta, questo è un programma di governo e quindi una specie di presa per il culo, perché quando poi fanno i programmi di governo ci raccontano che cambiano tutto e poi sono tutti uguali, destra e sinistra, ecco perché... Al festival che fa Mudù invita a destra e sinistra. Perché Mudù è arrivato qua. Da quanti anni sei in Italia? Da 26 anni. È in Italia da 26 anni e ha capito una cosa. Cazzo, sono tutti uguali, destra e sinistra. Aspetta che li chiamo tutti. Aspetta che li invito tutti, perché tanto sono tutti uguali. Se poi gli faccio una bella cena senegalese alla fine, ma magari... c'è anche la cassola, eh? Anche la cassola. Offerta, si fermano più volentieri. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera, vorrei parlare... È già in diretta, parla. Come si chiama? Sì, sono Lia. Lia, prego. Abbassi il volume del televisore, Lia, mi dica. Sì. Lia, parli. Sì. Lia, non sì, è difficile. È già basso.
E allora parli, okay. parli. No, io volevo solo dire alla ragazza lì in studio. Silvia Sardone. La politica, ok? Che vorrei dirle che l'Italia, gli italiani e quelli che la pensano come lei, sono indietro anni luce. Perché? Perché nel 1992 io stetti una ventina di giorni a Londra. Londra nel 92 c'erano tutti gli abitanti del mondo, i popoli del mondo. Nel 1992, questi nel 2015 sono indietro anni luce, si devono aggiornare. Perché ragazza mia, lei le ha fatto una critica che non si capisce. Scaricherò l'aggiornamento però... del software, va bene. Cosa devo fare? Ma che risposta ma che risposta? Ma ti pare che io sono razzista? Ma non è vero, ha detto una bugia. Ha detto di aprire la mente, di guardare. Ha detto, per quanto mi riguarda, non una boiata. Allora, diciamo poi che non si è capito una mazza di quello che ha detto, però potrebbe aver detto... guarda avanti, non lo so, non ho capito. Allora, guardiamo oltre. Avanti. O potete oltre, parlare avanti. Che si capisce quando mi telefonate, ragazzi. Già faccio fatica nella vita normale. Pronto? Buonasera. Buonasera. Innanzitutto complimenti a te perché sei una delle persone che si muove la televisione e sono contento se hai la possibilità di parlare. Al di là di questo dico, contento per Monza perché come dici te porta il grande indotto. Contento per le scuole e contento per tutte le opere che veramente servono e danno lustro a Milano. Io sono un milanese. Grazie, io ho capito solo i complimenti. E il resto non si capiva niente, ti ho agganciato. Se mi richiami da un telefono che non sia marcio, potrò anche capire il senso del tuo discorso. Questo prende appunti su e cosa? Non ho su cosa non ho capito. Sui commenti che sento. No, ma i commenti poi li sentirai per bene, perché parleremo dei pensionati presi a calci nel culo, perché fa comodo a tutti non parlare più dei pensionati, specie al signor Renzi che se li è dimenticati. Pronto? E governa, a differenza della DES, che però gli dà una... Poi vabbè, pronto. Pronto. Buonasera, come si chiama? Buonasera, mi chiamo Andrea Scalvini e chiamo dalla provincia di Brescia. Dove della dove provincia di Brescia? Perché io non posso sapere il suo cognome e non sapere dove abita. Torbole Casaglia. Oh, non ci sono mai stato, ma va, ci verrò, dai. Allora, volevo replicare alla signora, non l'ultima che ha chiamato, ma la penultima. Sì. E digli... a Londra c'è pieno di immigrati perché l'Inghilterra ha sfruttato tutto il mondo, mentre noi non abbiamo mai sfruttato nessuno a questo mondo perché ci siamo sempre comportati bene. Di conseguenza, se lei vuole ospitare gli immigrati, sentite a casa sua. Io ho un'azienda, si fa fatica a stare in piedi tutti i giorni e devo subirmi queste cazzate che dicono i signori ospitiamo. Senta una roba, mi traduce quel titolo che ho fatto alla lavagna come lo direbbe lei? Se lo dovesse spiegare a qualcuno. Ma non c'è niente da spiegare. È la verità, brutta, ma è la verità. Qua accogliamo le persone e i pensionati paghiamo sotto i ponti. Siamo accoglienti con gli altri e sputiamo addosso alla gente che ha difeso il nostro paese, ha pagato le tasse, ha pagato e li cacciamo via. Cacciamo via gli immigrati, via. A parte i presenti, chi le sta più sulle balle in questo paese? Io so... c'è l'eco, non si capisce bene. No, era, allora, era facilissimo. Io non ho niente con l'immigrato che viene qua, lavora... e vabbè, ho capito, grazie. So che può continuare per ore, però se io vi faccio una domanda... rispondetemi anche, pur nelle difficoltà dell'audio. Vi ho detto, io centraliniste, non perché io le amo le centraliniste, le bacio sempre, però non le metto a tenere i telefoni qua perché io voglio che siate spontanei. Anche se vi viene da tirar fuori una cazzata, come spesso capita, dovete avere la possibilità di dirla. Pronto? Caronni, tu non occorre che chiami. Pronto? Pronto? No, perché voleva telefonare per spiegarmi la roba di Londra e tutta una roba storica, ma no. Pronto, prego. Buonasera, sono Francesca e abito in provincia di Monza e Brianza. E dove volevo dire... E dove di Grazia?
Il paese? Pronto? Il paese? Non te lo posso dire, non te lo posso dire. Il paese più leghista d'Italia. Allora tu abiti a Lazzate? Ma manca per idea. Abito a Biassono. E allora, Biassono. Allora, ti voglio dire una cosa. Innanzitutto sulla lavagna c'è un errore di ortografia, perché Immigrati si scrive con due M. Poi solamente una cosa, io queste persone non le darei neanche... Scusa, non l'ho capita. Non è Immigrati. Ah, Immigrati. No, intanto è caduta la linea. Viva Immigranti, non c'è un errore. Abiterai anche a Biassono, ma no. Viva Immigranti. Non è viva Immigranti. Ah, avete... E allora va a scuola di nuovo, Pronto? Chi è? Chi sei? Sono Mimmo da Varese. Ciao Mimmo da Varese. Allora, ascolta, io ti ho stretto la mano a piazza del Popolo qua a Varese. Ah, ok. Mi ha fatto tanto piacere salutarti. Sì. Allora vorrei dire, io sono uno che è venuto da sud nel 69. Certo. E ho incontrato i bresciani, i mantovani e i veneti. E allora tutti questi della Lega, secondo me, dovrebbero star zitti. Cioè, nella Lombardia che si migrava dalla Brescia a Milano. Cioè, voglio dire, e non voglio essere polemico, non voglio dire più niente. Milano venivano da Brescia e da Bergamo e mantovani i primi nel 52 della Regione. Ecco, dico questo. E i veneti non ne parliamo. Non dico io che ma sono... Ma tu cosa sei... Scusami, tu che sei salito dal sud come tante altre persone, cosa sei venuto a fare? Io sono venuto qua, prima ho lavorato in Svizzera, poi sono entrato in posto. Ho fatto 30 anni in posto. Senza farmi la storia della tua vita, che è sicuramente avvincente. Ma dimmi, no. Cosa sei venuto a fare? Ho cercato lavoro dal sud. A lavorare? Basta. È logico. E basta, è questo che differenzia. Ma stavo dicendo, però io... Scusami, ho incontrato i veneti, ho incontrato i mantovani e bresciani e bergamaschi. Cioè, ti rendi conto, Brescia e Bergamo, 50 chilometri da Varese, che venivano a trovare il lavoro a Milano. Facevano bene, grazie. Cos'hai? No, di quello che stai pensando. No, questo è, diciamo che è interessante quando parla di oggi di gente che cerca lavoro, che si sposta. Ma tu hai capito cosa vuol dire questo? Io no. No, vorrebbe dire che, allora, quando si cerca di cacciare qualcuno perché tutti gli immigrati devono tornare a casa, perché qualcuno lo pensa, non tutti, perché si confonde l'immigrato che cerca lavoro o chi è qua perché è un rifugiato o per chi è qua perché si nasconde da qualcos'altro. Quindi... non bisogna mai confondere chi cerca lavoro perché nel suo paese purtroppo non c'è o c'è la guerra, ma capito, o chi è qui. Manco qua, c'è il problema è che un conto sono i profughi, va bene, quelli che scappano dalle guerre, ma la maggioranza, porca miseria, non scappa dalla guerra, non possiamo dire questo. Le ondate che vediamo adesso, arrivano dalla Siria, ragazzi, quando mai abbiamo visto un siriano qui, quando mai abbiamo visto un iracheno qui, quando mai abbiamo visto un libro qui? Da quando voi, Europa, ma o i potenti del mondo avete incendiato il mondo? Perché la guerra in Libia, la Francia è stata il primo a gettare il fuoco per mandare l'Italia. Ma tu vuoi insegnare a me cosa c'era qua? Appunto. No, io parlo dalla gente che vedete qui oggi, quella che stanno arrivando. Non sono dei delinquenti, sono semplicemente dei rifugiati politici. Perché fino a ieri i siriani stavano benissimo là. Voi avete mandato le armi con gli Stati Uniti, l'Europa. Ma c'è la guerra? Certo che c'è la guerra. In questo lavoro c'è la guerra? In questo lavoro fino a ieri. È il 2011 che non c'è più. No. Livoriano che in Sicilia ha ammazzato il tipo, che ha accusato di omicidio. Non possiamo dire questo. È ivoriano. Lì non c'è la guerra civile. Non è per, scappa perché c'è povertà. Un europeo non ha ucciso un senegalese in Senegal? Ma chi se ne frega? E allora perché vogliamo attaccarci su questa roba qua? Perché quella ha fatto così. Questo qua era in un centro. Tutto il mondo è un paese. Un italiano può sbagliare. Un francese può sbagliare. Un americano può sbagliare. E in più si è messo ad ammazzare gli italiani. Va benissimo, ma è troppo non facile fare del prendere caso. Un esempio allora, unico di un ivoriano. Quelli perché che in cosa lavorano, quelli cioè, che lavorano, sono che rimangano qua, cioè, sono 99% quelli degli che scappano dalla guerra, non le teniamo, ci non fanno delinquenza. Può capitare altri... che un ivoriano sbaglia, può capitare che un leghista sbaglia, può capitare che un PDellino, un PD, un Forza Italia, che non si è capito più niente. Non so cosa siete adesso, poi me lo dici. Forza Italia, voilà. Quindi potete sbagliare come tutti gli altri. Quindi
è importante. Guarda che non è che quando io sbaglio ammazzo gente così a caso. E voilà, per, quindi non attacchiamo semplicemente un ivoriano proprio... perché è sbagliato. Ma non è quello, ma non mi puoi dire che tutti quelli che manteniamo qui li stiamo mantenendo perché scappano da quelle. Questa è una bugia, possiamo dire che è una bugia, lo diciamo no, 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 non è vero, no, no, non è vero. Tutti scappano da guerre? No, no, non è vero. Allora, il signore ha parlato di 80.000 immigranti che lavorano qui, 3 milioni di stranieri che vivono in Italia, che fanno la spesa e lavorano. No, 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 no. Un conto sono quelli che lavorano e li teniamo, un conto quelli che scappano dalle guerre, ok? Gli altri, tutti gli altri, chi sono? Qua, quelli che ci mettiamo due anni noi perché Renzi è incapace di capire. No, no, non è infatti di Renzi, fino ieri il nostro amico Berlusconi, Berlusconi era l'amico di Gaddafi, lo vogliamo dire o no? Perché Gaddafi è venuto qua e ci si sono salutati abbracciati. No, e c'era questa situazione. E adesso che non c'è Gaddafi, che l'avete fatto fuori voi occidentali. Ma guarda che c'era adesso, qualcun altro a sinistra come che voleva buco, che come bucare il mare che in qualche modo sta stai parlando delle guerre. Stai facendo sì, un gioco a tre carte. Ma quelli guerra, che non partiti, dalla guerra. I tuoi partiti europei sono loro che l'hanno alimentato, che stanno mantenendo. Lo diciamo, lo vogliamo dire o no? Perché voi europei e gli americani dalla guerra. No, ma rispondimi, chi sono che non sono quelli scappati? Che non scappano dalla guerra. E chi sono questi? Tutti scappano dalle guerre, allora. Tu mi stai dicendo che tutti no, quelli no, che sono qua scappano dalle guerre. Qua perché cerca il lavoro, eh? Quelli per ragioni come economiche, perfetto. Oggi quanti italiani perfetto sono all'estero, lo vogliamo dire? Perfetto, abbiamo quanti un italiani sono in Africa? Mi ascolti, sì, ma non gli diamo vitto, alloggio a questi italiani, non è che vanno all'estero e vanno vitto, alloggio, ma io ti posso dire che i senegalesi che conosco qui, voi non date niente, non gli date vitto, alloggio, non gli date niente, no, no, ai senegalesi, ai senegalesi. Ascoltami, quelli che arrivano con i barconi stanno qua fino a 2 anni, perché noi ci mettiamo 2 anni per capire se hanno o no diritto. Allora all'avvio devi cambiare la per tua politica. Perché non lo dice Renzi? Eh no, perché fino prima di Renzi c'eravate voi, ricordati. No, no, prima di Renzi c'eravate voi. Ci sarei anch'io. Io mi sono messo dall'altra parte a guardare lo spettacolo, tra virgolette. Ho detto, ma dove cazzo si va con queste urla? Però ho anche pensato, che belle queste urla, perché sono due che si confrontano, che se no non si confronterebbero mai così. E allora avete fatto bene tutti e due, perché avete tirato fuori quello che avevate dentro. Vi siete anche contenuti perché siete delle bestie tutti e due quando vi incazzate, e quindi lo so cosa potete tirar fuori. Siete stati civili, perché grazie, questa parla come uno scaricatore di porto. E tu sai a memoria tutti gli insulti peggiori in milanese, e ti sei tenuto dentro anche quelli, oltre che quelli in francese, e altri che non diciamo. Quindi è stata civiltà questa. Però un'altra telefonata prima di cominciare la trasmissione, perché il confronto mi piace, scusate. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, come si chiama? Mi chiamo Davide, dalla provincia di Milano. Prego, Davide. Niente, io volevo fare una domanda al ragazzo. Faccia una sua considerazione, che se no andiamo troppo in là. Certo, volevo dirgli, ma come mai... cioè, dice che visto che scappano dalla guerra, no? Ma come mai sono... Di solito chi scappa dalla guerra, in genere, chi si salva prima, chi è? Donne, bambini. Ma come mai sono tutti ragazzi, sono tutti persone? Ti ringrazio come perché mai questa domanda ricorre spesso nelle piazze d'Italia dove io vado per Mediaset, e te la faccio anch'io. Ma come mai arrivano tutti questi giovani fisicati di 20 anni? E c'è la cultura, almeno da noi, se c'è una guerra, di mettere in salvo donne e bambini e di non scappare via. Qualcuno dice come conigli, ma io la so la risposta, ma te la voglio tradurre la cosa per quello che pensano loro. Dai sta risposta. Allora, io penso in 10 secondi. Sì, sì, penso che scappano i ragazzi fisicati forti perché sono i più fortunati, che hanno la possibilità di poter scappare, semplicemente. E o hanno donne, la fortuna di poter pagare. Purtroppo, quando c'è la guerra, spesse volte, della disperazione non si pensa veramente, non si ha la pietà dei bambini o delle donne. Quindi tutti scappano. Va e bene. Chi che arriva prima sono i ragazzi allora, più il telefono più continua forti a suonare, ma io vi devo presentare l'ospite. No, 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 ma nelle barconi ci state un attimo, zitti adesso. L'ospite che ci raggiunge dopo nel dibattito, ma entra adesso, che è Elisabetta Fatuzzo, consigliere regionale
del Partito Pensionati. Buonasera, buonasera. Ciao. Elisabetta. Buonasera. Ecco, buonasera. Noi qua, buonasera. Non ti sto facendo del male, non ti sto portando a imboscarci, no, sono io che vengo a imboscarci da qualche parte. No, ti sei spaventata quando ti ho stretta. No, ma no. È un abbraccio fraterno, da fratello maggiore. Ma no, che fratello? Tu, sorella maggiore. Ecco, non ti mollo più. Ecco, allora. Viva i migranti. E questo, così ci togliamo il problema, abbasso giovani e pensionati, per loro solo le briciole. È vera sta roba che io scrivo? Purtroppo i pensionati le briciole non le vedono. Ci possiamo staccare mentre rispondi? No, Renzi neanche le briciole ha dato, perché con l'ultimo decreto legge sulla questione Istat ha fatto un regalino mica da ridere ai pensionati, perché la legge Fornero aveva tagliato. C'è chi ha fatto peggio della Fornero? Ma lui ha fatto peggio, perché ha tagliato anche per il futuro, dove la Fornero non era arrivata. E me lo dici con questa camicia e soprattutto con questa tranquillità? Dopo lo spiego meglio, se vuoi. Ah, hai già capito che volevo tirare dritto verso la pubblicità, perché poi lo spiega meglio. Sì. Lei dice, non usa sto termine perché è una signorina, una signora, sì, che Renzi ci ha inculato. Però io devo capire come, non è che può venire qua, dire la sua cazzata e poi andare via. Quindi me lo deve spiegare con calma. Pubblicità, sigla e parte il dibattito. Avete capito, eh? A tra poco.